Bentornati cari amici alla quarta edizione dell'approfondimento sportivo Spazio al Calcio Dilettanti di Artemision Web TV, con la partecipazione della redazione dei sanagatesi nel mondo. Questa settimana parleremo come sempre di tutte le gare dei tornei che si svolgono al Palazzetto dello Sport di Sant'Agata. Cominciamo con Luigi Mannisio e la quarta e la quinta giornata del campionato di seconda categoria campana. Grazie Giovanni, bentornati amici, primo posto in classifica a 16 punti con le ultime due vittorie per i ragazzi dell'Artemisium del Presidente del Vento. Per voi due settimane fa abbiamo seguito la loro trasferta in casa della Polisportiva di Calitri. Con i pugliesi hanno dilagato per 8-1 grazie alla tripletta di Antonio Cavallone, le doppiette di Giovanni Zotolla e Michele Ferrara e al gol stagionale di Valentino Danza. Annullato un gol anche a Vincenzo Letterio. Sabato invece al San Carlo l'Artemisium ha giocato contro la Vis Lacedonia con il risultato finale di 5-0 grazie alla doppietta di Zottola e le reti di Cavallone, Corvino e Patrizio Ferrara. Lo Sporting Accadia due settimane fa ha perso 4-2 sul campo dell'Atletico Taurasi con reti di Daniele Fiore e del neoacquisto Pasquale D'Ascoli, mentre mercoledì ha giocato la gara di recupero contro lo Sporting Scampitella con il risultato finale di 4-0, doppietta di Aldo Russo, gol di Totaro e nuovamente di Pasquale D'Ascoli. Domenica invece i pugliesi hanno poi ospitato lo Zungoli e la gara è finita 4-1 per gli irpini, con l'unica rete messa a segno nuovamente da D'Ascoli. La squadra di Accadia è attualmente quarta con 10 punti. Lanzano 1971 ha ottenuto invece la seconda sconfitta stagionale in casa per 1-0 contro il Bisaccia domenica scorsa, mentre la gara in casa del Villanova sabato è terminata con il risultato finale di 2-1. L'unico gol è stato realizzato da Pasquale Popolo e i ragazzi di Mister Pagliarulo a 9 punti sono fuori dalla zona playoff. La settimana prossima, la settima giornata, con l'Artemisium nuovamente in casa contro il Torella dei Lombardi, Lanzano al Nicola Caruso ospita lo Sporting Ariano, mentre lo Sporting Accadia farà visita al Bonito. Il campionato poi si ferma per la pausa natalizia. Passiamo ora al mercato delle pugliesi impegnate in seconda campana. Innanzitutto i sanagatesi Daniele e Michele Magnisio sono stati entrambi acquistati a titolo definitivo dal Teora e militeranno in prima campana, mentre l'Artemisium ha preso il portiere Carruto dal Sauri Castelluccio, i giovanissimi Fiano e Letterio dallo Sporting Team e dallo Sporting Accadia. Colpi di mercato anche per lo Sporting Accadia, il presidente De Rosa, che ha acquistato Totaro dall'Atletico Lucera, Carta dall'Atletico Orsara, Andrea Quaglia dal Candela, il bomber Pasquale D'Ascoli dal Paternopoli e Cornacchia dalla Bisaccese. La stessa formazione di Accadia ha ceduto Grippo all'Andretta, Castellano all'US Scampitella, Sando Suosso al Calcio Ariano Manna, Giuseppe Mirabella allo Sporting Team e De Guglielmo alla Vis Bisaccia. Per finire, colpi anche per Lanzano 1971, che prende il duo El Catabi Summa dal Monteleone, Piero Pagliarulo e Rocco Morra. I pugliesi cedono a titolo in prestito Elio Barone, Saverio Raffaele, Mario Barone ed Elio Giannetta all'US Scampitella B, militante in terza categoria. Spazio ora alle gare svolte al palazzetto del torneo Over 40 dedicato a Pierino D'Onofrio, organizzato dall'ASI e dal fiduciario della FIGC Donato Magnisio. Le gare della nona giornata hanno visto la vittoria del Deliceto per 8-6 sul Candela. Nella gara seguente il Panni ha ottenuto la prima vittoria battendo 10-7 l'Accadia. A seguire gli amici del pallone hanno perso per 15-2 contro il Sant'Agata, mentre la gara tra gli irriducibili e la Magica è stata rinviata. Venerdì scorso invece la decima aggiornata. Il Deliceto ha vinto 9-5 con la Magica, sconfitta per 9-7 dell'Accadia con gli amici del pallone, mentre vince il Panni che batte 10-8 il Candela. Vittoria anche per il Sant'Agata che sconfigge gli irriducibili per 7-3. La classifica al momento è la seguente: Sant'Agata 25,
Deliceto 23, Amici del Pallone 22, Accadia 16, Candela 7, Panni 6 e Irriducibile e Magica entrambe ultime con una gara in meno però a 4 punti. Guida la classifica marcatori Antonio Scopece dell'Accadia con 47 reti, segue con 5 reti in meno Enzo Di Bari. A questo punto la notizia freschissima è della Christmas Cup, il torneo calcio al 5 over 40 che Donato Magnisio, fiduciario del CONI e a cura dell'amministrazione comunale e comitato ASI, organizzano proprio per il periodo festivo tra Natale e Capodanno. Il torneo, come abbiamo detto, si chiama Christmas Cup e inizierà dalle 8:30 della mattina di domenica 29 dicembre fino alle 13:30. Ricordiamo che tutto potete anche visionare sul sito Tutto Sport Dauno e che i collaboratori di questi tornei, oltre a Rino Fenuta e Daniele Magnisio, anche lo stesso Donato Magnisio, collaboratore anche di tutto questo, il sottoscritto. A te Giovanni. Ora il sesto campionato provinciale US Acre di Foggia. Le ragazze dello Sporting Team domenica 8 erano al palazzetto dello sport contro l'Osculum Mediocalis, dove hanno battuto 3-1 la squadra delle ex Mottola e Tizzani. Proprio Mottola ha messo a segno la rete della bandiera. I gol delle sannacatesi invece sono stati messi a segno da Mariella Campanaro sul calcio di rigore e la doppietta di Ali Felice. Domenica mattina invece le sannacatesi sono state ospiti della Focus Donia per il nono turno, portando a casa una sconfitta per 2-1, gol di Yalilaya Felice. La classifica attuale vede la squadra del Mister Danza al terzo posto con 19 punti, 3 in meno dell'Asculum Medievalis e della Vicarius Apricena. Domenica prossima le Sant'Agatesi ospiteranno al palazzetto dello sport il Victor Team. Ora la terza categoria pugliese con la bella vittoria del GSD Sant'Agata nel derby sul campo dell'Elce Deliceto con la squadra del duo Soldo Messaggero che ha battuto per 3-0 i rivali di sempre, a segno Iatarola, Capità d'Acquaviva e Savino. Domenica i sant'agatesi hanno giocato la settima giornata al San Carlo, dove hanno ospitato l'Atletico Carapelle, con il risultato finale di 2-1 per la squadra ospite. Ai sant'agatesi non è bastata la rete di Palazzo sul rigore. La classifica ora è la seguente: Alberona 16, Atletico Carapelle, Atletico Bovino 13, Atletico Orsara 10, GSD Sant'Agata 7, Elce 4, Virtus Castelluccio 3 e Nuova Daunia 0. Domenica prossima il GSD Sant'Agata recupererà la gara della prima giornata contro la Virtus Castelluccio. Si sono svolte lunedì scorso le gare dell'ottava giornata del torneo Donato Marino, con la squadra dedicata appunto a Donato Marino che ha perso 8-6 contro la Gagliarda Foggia. Il torneo Tecnosider ha battuto 11-6 il Candela 2012, mentre il Rock Barrascoli ha vinto 6-4 contro l'imperterrito Foggia C5. Il Deliceto ha dilagato per 19-5 contro l'Appenninica. Mercoledì 11 si sono svolti i recuperi. Il torneo Tecnosider ha battuto 22-6 l'Appenninica. Il Deliceto ha vinto 18-6 contro la Gagliarda Foggia, mentre il Rock Barrascoli ha vinto 14-12 contro la Donato Marino. L'altro ieri si sono svolte le gare della nona giornata con i seguenti risultati: Rock Barrascoli Candela 2012 11-6, Gagliarda Foggia Foggia C5 4-6, Torneo Tecnosider Deliceto 7-10 e Appenninica Donato Marino 7-9. La classifica attuale vede al primo posto il Deliceto con 24 punti, segue Rock Barrascoli a 21, la Gagliarda Foggia con 18, Foggia C5 a 12, il torneo Tecnosider a quota 9. La Donato Marino a 7 e di seguito il Candela a 4 punti, chiude l'Appenninica con 2. Al primo posto della classifica marcatori c'è Colangelo Michele del Rock Barrascoli con 38 gol, seguono Strazzella a 34 e la Matrice Antonio con 30, entrambi del Deliceto. Passiamo ora, cari amici, alla terza categoria campana. Sabato 7 e domenica 8 le gare della seconda giornata con lo Sporting Team Appenninica che ha perso in casa del San Nicola Baronia per 2-0. Pareggio rocambolesco tra Panni e Sporting Sturno con il risultato finale di 3-3, a segno per il Panni. Due volte Viscio e poi un autogol. Sconfitta pesante per il Monteleone al Fogliano per 6-3
contro il Gesualdo. Le reti dei pugliesi portano la firma di Arcangelo Morra a segno due volte e di Luigi Pollastrone. Mercoledì 11 i recuperi della prima giornata con il Panni in casa del San Sossio Baronia, dove ha ottenuto la prima sconfitta stagionale con il risultato di 3-0. Il Monteleone ha giocato in casa dello Sporting Sturno perdendo 2-1 con rete per i pugliesi di Michele Volpe. Sabato lo Sporting Team appenninica ha ospitato ad Accadia lo Sturno vincendo 3-1 a segno Carmelo Zambri, Emilio Quaglia e Giuseppe Mirabella. Mentre il Panni e Monteleone hanno fatto visita a Gesualdo e al Frequentum Calcio perdendo entrambe con il risultato di 2-0, la classifica attuale quindi è la seguente: Gesualdo e San Nicola Baronia 9, San Sossio e Sporting Sturno 7, Sporting Team Appenninica e Frequentum 6, Sporting Flumeri 4, Monte Calvo, Grotta Minarda e Panni con un punto, ferme a 0 punto Savignanese, Monteleone e Sturno. Sabato prossimo il Panni ospiterà il Frequentum, mentre a Monteleone ci sarà il primo derby pugliese tra la squadra di casa e lo Sporting Team Appenninica guidata da Vincenzo Ferro. Ed ora Giovanni ci parlerà dei settori giovanili. Grazie Gino. Venerdì 6 gli allievi della Virtus Academy hanno pareggiato 1-1 sul campo di casa di Anzano di Puglia contro i Real Lions, a segno Lisi per i ragazzi dei tre paesi pugliesi. Giovedì scorso siamo stati appunto con Gino a vedere la gara dei giovanissimi a Sant'Agata di Puglia, che hanno perso 6-0 contro l'oratorio San Crescenzo di Bonito. Domenica gli esordienti hanno perso con il complessivo di 5-2 contro il Torre Calcio. Le due reti sono state messe a segno per i pugliesi da Iacullo Luca nel secondo tempo e da Viola Lorenzo nel terzo tempo. Mercoledì 11 c'è stato l'esordio stagionale dei Pulcini della Virtus Academy sul campo di Valle Saccarda contro Baronia, con il risultato finale di 8-6 per i pugliesi. A segno tre volte Palma Matteo, doppietta per Iula Gianluca e gol di Armeno Rocco, La Villa Francesco e Malotti Francesco. Lunedì i giovanissimi hanno giocato la quarta giornata sul campo delle Granese, perdendo 3-2, a segno Rossi Nicola e Zanzonico Antonio, mentre ieri gli esordienti hanno ospitato ad Accadia la Vincenzo Nigro Bagnoli, Irpino, con il risultato finale di 5-1. Per la Virtus Academy, appunto. Le reti per i padroni di casa sono state messe a segno da Zelano Domenico e Rossi nel primo tempo. Nel secondo tempo, gol su rigore di Rattazzi. Nel terzo tempo, reti di Simone Antonio e del Sant'Agatese Iacullo Luca. Grazie Giovanni per gli aggiornamenti sulle notizie sportive, grazie alla redazione di Artemisium Web TV Sant'Agatese del Mondo che ci permette di essere in onda sul proprio sito, oltre che sul canale YouTube Nardino 1000, dove potete trovare tutti i video delle gare e degli eventi che si svolgono nel nostro paese. A tutti voi grazie per l'attenzione, vi diamo appuntamento alla prossima puntata e un augurio particolare dalla redazione di Artemisium Web, dal nostro direttore Samantha Berardino e da tutti i collaboratori. Quindi buon Natale 2013.